Questo personaggio Berlusconi che allora era una specie di come posso dire, di, uno che aveva una compagnia teatrale. Un po' più avanti, per parlare di trauma, cioè, nel senso io vivevo un momento felice, me l'ha ricordato quel signore seduto lì, un momento felice, stavo facendo fantastico, che andava benissimo. Facevamo 22 milioni di spettatori con la Martinez, con la Carini, delle cose grosse, eccetera. Gli ascolti. E a un certo momento fecero il direttore presidente Enrico Manca, che rappresentava la corrente socialista, la quale corrente socialista voleva avere un ruolo di comando all'interno della televisione, che prima invece era di stretto comando democristiano. E allora all'intervista con Cesare Antonio Padellaro, attuale direttore del Fatto, gli disse: bisogna smettere di fare programmi nazional popolari in senso negativo, scritto bello forte, come quelli di Pippo Baudo. Io me la preso da morire. Perché, allora vorrà dire che facciamo. Allora perché mi sono scordato Alessandro che c'era Gramsci che voleva la cultura popolare, mi sono scordato tutto quello che c'era di politico serio e di elogiativo nei confronti di questa allusione che invece era fatta in maniera negativa. E quindi dissi: io voglio rispondere al nuovo presidente, do il benvenuto in azienda, d'ora in poi farò programmi impopolari e regionali, e mi fottei completamente. E l'indomani arrivò la telefonata di Silvio Berlusconi. Ci andasti, ma non ti trovasti bene. Io mi sono trovato malissimo. Ecco, perché avevi anche un bel incarico, direttore artistico, trasversale, di tu avresti dovuto dirigere, e Costanzo, e questi bei toni. Tu racconti un patema, è un momento veramente drammatico della mia esistenza, e poi parliamo d'altri. Sì. Perché io sono stato chiamato e mi hanno detto: tu... Noi siamo dello stesso anno, abbiamo la stessa età, cioè 3 mesi di differenza, il 36 tutti e due. Tu hai frequentato i Salesiani, anch'io i Salesiani, quindi abbiamo lo stesso sangue. Abbiamo sangue Salesiani. Tu devi venire per forza da noi, tu sarai il direttore artistico di tutti i programmi. E dirigerai tutto, ricoverai un po' troppo, e assieme a me è scritto Raffaella Carrà e Enrico Bonaccorti. Il mio cachet era, ve lo giuro, di 50 miliardi di allora.